Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova tier list. Me l'avete chiesta davvero in tanti e ho deciso finalmente di creare una mia tier list, perché non ne trovavo nessuna sul web di già pronta, con tutte le novità di Minecraft 1.20, in modo da catalogarle e valutarle insieme e decidere alla fine se tutto sommato questa 1.20 è stata un buon update oppure no. Abbiamo già fatto un sacco di tier list sul canale, ma non ne portavo una da tanto, quindi vi lascerò da qualche parte la playlist se volete recuperarle. E per l'occasione ho diviso le novità della 1.20 in 20 categorie che andremo a distribuire con 6 risposte. Stratopico, assolutamente ottima. Buona aggiunta, ci sta, dimenticabile, ed era meglio la 1.10, che è stata una delle peggiori versioni degli ultimi anni. Ovviamente supportate con un like se vi piacciono le tier list. E prima di cominciare, 3 premesse velocissime. Premessa numero 1, la 1.20 non è ancora completa, anche se siamo praticamente alla fine del suo ciclo vitale di costruzione e programmazione. Alcune cose potrebbero ancora cambiare, speriamo di avere qualche sorpresa, e se cambia qualche feature potrebbe cambiare anche la valutazione che gli darei. Premessa numero 2, ho messo solamente le novità e non le modifiche a cose già esistenti. Premessa numero 3, questa sarà una classifica puramente personale per il mio gusto. Se volete, siete invitati a fare la vostra, dato che vi lascerò il link alla tier list che ho creato in descrizione. E anzi, fatemi pure sapere nei commenti se siete d'accordo con me oppure no, e in caso che cosa cambiereste. Cominciamo subito così a bomba con il nuovo bioma, il bioma dei ciliegi. E in questa categoria, oltre il bioma in sé, considerò anche l'albero di ciliegi. Devo dire che questa aggiunta, secondo me, ci sta. È ok. È da davvero tantissimi anni che la community voleva il bioma di ciliegi. E devo dire che, tutto sommato, gli alberi hanno una forma ancora un po' strana e il bioma non è che sia questa grandissima bellezza. Senza nulla togliere a Mojang, quindi io dico che ci sta, anche perché ciò che a me interessa veramente è il ciliegio in sé, quindi come composizione di materiali. E infatti passiamo subito a quello che è il set di ciliegio, in cui considero, oltre al legno e i suoi derivati, quindi porte, trapdoor, fence, barche, eccetera eccetera, anche la foglia. La foglia di ciliegio come prima foglia di colorata ci sta un sacco, il set così così. Quindi io direi buona aggiunta. Alcuni blocchi mi piacciono, i derivati sono molto belli, trapdoor e porte sono davvero molto carine. Il difetto di questo set di legno è che secondo me è troppo rosa. È un rosa che non è adattabile a molte cose. E direi buona aggiunta anche per i pink petals, questo nuovo tipo di fiore che hanno inserito nel gioco è davvero molto carino ed è diverso dagli altri tipi di fiore, quindi mi piace quando fanno un'aggiunta che si distacca da quello che già c'è. Ciò che avrebbe portato questa novità a ottima poteva essere fare diversi tipi di fiore di questo tipo, quindi non solamente fiori rosa ma anche fiori di altri colori. Spero in futuro li aggiungeranno, perché potrebbe essere davvero molto interessante. E il set di bambù. Ragazzi, il set di bambù è dura, perché tra buona aggiunta e assolutamente ottima, se ci fosse un gradino in mezzo lo metterei lì in mezzo. Mi piace un po' più del set di ciliegio, soprattutto il blocco di bambù, quello ancora verde, è molto bello. Il set risulta utile per tante cose, meglio utilizzabile sicuramente del set di ciliegio, che però ha anche le foglie. Quindi sì, tutto sommato li possiamo mettere alla pari. Il calibrated skulk è una novità che secondo me ci sta, nel senso che poteva essere una cosa molto figa e a livello di circuiti è sicuramente una bellissima aggiunta, ma anche molto di nicchia. È abbastanza complesso da utilizzare e quando ho provato a utilizzarlo nella serie, nello snapshot dopo lo hanno risettato rompendo totalmente il mio meccanismo. Quindi ho preferito toglierlo e ritornare allo skulk normale, perché si adattava meglio a quello che dovevo fare. Quindi per quanto sia fighissimo concettualmente, ci piace come aggiunta di redstone, non lo vedo così tanto utilizzabile come lo avrei inteso inizialmente. Ragazzi, lo sniffer, buona aggiunta, ci sta? Io non lo so, ragazzi, sinceramente non lo so. Lo sniffer potremmo dire che ci sta esteticamente, e a livello di animazioni è un mob ottimo, è bellissimo. A livello di utilità, secondo me inizialmente l'idea era molto valida, ma conti fatti, nel gioco pratico
non è che se ne senta così tanto il bisogno. Una volta che hai fatto la tua farm, hai ricreato il tuo sniffer, è bello, però finisce lì. Esteticamente figo, però capite anche che qui ci ho messo i sette di legno e i petali che nel tempo saranno facilmente riutilizzabili. Lo sniffer è un po' una feature che viene aggiunta e muore lì. Però dai, lasciamolo sulla buona aggiunta perché esteticamente è molto molto bello. Quindi merita un gradino in più. La pitcher plant è una pianta decorativa molto particolare. Ha un fine estetico e fine. Mettiamolo su buona aggiunta come i pink petals. Si poteva fare qualcosa in più, sicuramente. Non so quanto la utilizzerò, però è bella, quindi lasciamola così. Mentre il Torch Flower lo lasciamo solamente su ci sta. E lo dicono tutti, lo dico anch'io. Si chiama Torch Flower. Può essere realistico quanto vuoi, ma fammelo che è davvero luminoso. Cioè, lo so che magari non ha senso, però sarebbe figo avere un fiore che emette luce. Sarebbe molto utile nei giardini. Sarebbe una cosa in più che lo rende distinguibile, unico. E invece no, per ora non l'hanno fatto. E finalmente usciamo dalla mediocrità perché, ragazzi, le librerie cisellate, sapete già, è una novità che a me piace un botto. Quindi assolutamente ottima. Ci puoi fare i passaggi segreti. Puoi scrivere libri, prendere i libri incantati e archiviarli realmente, finalmente in una biblioteca. Davvero, davvero top. Unico difetto? Lo so che non è molto evitabile, però il fatto che solamente la texture frontale presenti i libri e il resto sia un blocco di legno rende questa libreria poco utilizzabile in certi contesti. Gli hanging sign sono una buona aggiunta. Cartelli appesi esteticamente molto validi, all'inizio mi mettevano più hype, sarò sincero, ma conti fatti non li ho tipo mai usati, non ho ancora trovato un'occasione per usarli. Quindi per ora li lasciamo su buona aggiunta perché comunque sono molto fighi. E le shard, che non sono più shard perché hanno cambiato nome, le shard sono una bellissima aggiunta a livello di collezionismo, anche estetiche, sono divertenti da trovare. A lungo andare non saprei quanto le utilizzerò, però abbiamo messo qui lo sniffer, io direi anche che queste meritano un posticino qua. Stessa cosa per i decorative pot, io li metterei alla pari, perché alla fine sono una buona aggiunta, niente di eclatante. È bello che tu possa fare un sacco di combinazioni estetiche e già mi sono divertito a farci delle build, avete visto nella survival e ad utilizzarli in alcuni posti. Però non è che li puoi mettere proprio ovunque. E una volta che ci hai giocato un po', secondo me potrebbero finire un po' nel dimenticatoio. E qui andrò controcorrente, perché non tutti la pensano come me, già lo so, ma le Trailer Ruins, secondo me, sono assolutamente un'ottima aggiunta. E vi spiego subito perché. Al di là che è un nuovo dungeon che valorizza davvero l'archeologia. Cioè, per me l'archeologia prima delle Trailer Ruins non era ancora del tutto sufficiente. Trail Ruins sono il vero sito archeologico e se tu vai a esplorarle e a spennellarle e a scavarle per bene, scopri che quello è un villaggio sotterraneo con una sua storia e ogni interazione con esso può essere diversa, perché a volte trovi magari la fornace, altre volte trovi una stalla, puoi trovare una fontana e ogni rovina racconta una sua storia. È molto interessante a livello di roleplay e a livello di lore di Minecraft, super interessante. Il disco musicale, ma è una buona aggiunta, a parte che è un bel disco, a me questa cosa di mettere ogni versione il disco musicale mi piace un sacco, nel senso che è una bellissima tradizione, è il plus finale della versione, collezionismo, diamo spazio agli artisti con questi brani musicali adatti a Minecraft, speriamo continuino per sempre così, cioè voglio un disco per ogni versione, è una cosa bellissima. Prendiamo i blocchi sass prima, intendo sia la gravel che la sabbia, cioè la ghiaia e la sabbia, un po' inglese e un po' italiano, e questi sono i miei primi dimenticabili, cioè aggiunta dimenticabile. Vi ricordate quando in quel lontano Minecon presentarono la 1.17 con l'archeologia, le caverne, le montagne tutto insieme, Warden, eccetera? Ecco, quell'archeologia lì aveva dei blocchi che tu potevi spennellare, il blocco calava di altezza e si creavano degli strati.
poteva avere un potenziale immenso anche a livello di build. È un peccato, cioè è bello perché veicola il resto dell'archeologia, però come cosa in sé è stata un po' deludente, quindi secondo me è dimenticabilissimi. E allo stesso momento anche il pennello è dimenticabile. Cioè, inizialmente dovevano metterci il pennello che si ossidava nel tempo e probabilmente più si ossidava, più diventava efficace nel non rompere l'oggetto. Inoltre permetteva di togliere strati di polveri dai blocchi, molti più blocchi apparentemente di quelli che poi sono arrivati. E invece niente, è solamente un attrezzo a caso che permette di fare quell'azione lì. Poi ricordate la premessa, perché magari settimana prossima fanno lo snapshot dei miracoli e mettono i pennelli super fighi. Non si sa mai. Gli smiting template. Indovinate un po' dove metto gli smiting template. Dai, dai, indovinate. Vi lascio un attimo, scrivete nei commenti se volete. Ma in realtà ragazzi è abbastanza scontato. Gli smiting template. Stratopico. Ma c'è bisogno di spiegarlo. Ragazzi, mi aggiungono un collezionabile che trovi nei vari dungeon del gioco. Cioè, con questa aggiunta hanno valorizzato il tempio nella giungla. Il Deep Dark ci danno un'altra ragione per tornarci nuovamente a sfidare il fottuto Warden. Dei collezionabili bellissimi esteticamente e soprattutto collegati a una delle novità assolutamente più fighe. Ed è inutile dirlo, ma ovviamente, ragazzi, le armature Trimmed vanno su Stratopico per lo stesso motivo. La genialità di questa novità sta nella immensità di armature che possiamo creare. Possiamo creare delle armature decorate senza perdere i vantaggi della netherite, ad esempio, creando dei set unici davvero, player per player, personalizzati, e addirittura con l'ultimo template aggiunto puoi ricoprire l'intera armatura, quasi interamente, di un altro materiale. Cioè l'armatura con il nuovo trim, l'ultimo che hanno aggiunto, di netherite, coperta di smeraldo, è un'armatura verde. Cioè praticamente hanno aggiunto l'armatura di smeraldo. L'unico difetto di questa novità, che avrei voluto tantissimo averla anche sulle armi, sugli attrezzi, però capisco che è chiedere troppo, mi auguro però che in futuro ci pensino, che magari aggiungano questa cosa, almeno per le spade, dai, almeno fatemi fare le spade. La testa di Piglin, che comprende anche la funzionalità della testa sul note block, quindi emette il suono del mob, e vale anche per le altre teste, è una aggiunta che ci sta. Cioè, è quella cosa che dice, ah ok, l'hanno messa, figo, però, cioè, se potevo farne a meno, quindi ci sta. E chiudiamo con il cammello. Ragazzi, il cammello io lo metto di fianco allo sniffer. E la chiudiamo qui. Un altro mob esteticamente bellissimo, curatissimo, a parte che poi è il dromedario. È animato davvero bene, lo puoi cavalcare in due, quindi è anche utile. Però non so quanti useranno i cammelli per viaggiare. Però magari ogni tanto per meme, per divertimento, ci può anche stare. Quindi diciamo che è uno di quei mob come lo sniffer che potrebbe poi venire dimenticato nel tempo. Non è l'aggiunta miracolosa rivoluzionaria, però è fatto bene, quindi diciamo che è una buona aggiunta. E quindi questa è la mia tier list, che ci fa capire che tutto sommato la 1.20 è una buona versione. Abbiamo una trafila di buone aggiunte e le altre che diciamo fanno una media, quindi ci orientiamo verso la buona versione. Ed è così, cioè la 1.20 è una buona versione. L'annuncio del Minecon rimarrà per sempre l'annuncio più brutto e fallimentare di sempre, perché hanno sbagliato totalmente la comunicazione. Non vuol dire che la versione lo dovesse essere per forza, hanno assolutamente recuperato, ma nel recuperare non hanno fatto una versione clamorosa. Cioè è una versione buona, che però in una tier list si piazzerebbe appunto lì. Non è di sicuro la 1.16, per intenderci. E questo è tutto, ragazzi. Queste sono le mie opinioni. Fatemi sapere, mi raccomando, le vostre nei commenti. Se volete provare anche voi a fare la tier list per divertimento, la trovate linkata. Io vi ricordo che usciranno due video sul secondo canale alle 16 e alle 18 e che questa sera alle 20.30 siamo in live. Un saluto da Eren. Ciao a tutti.